siamo in Vallelero, così potete vedere i video su telecupole GRP, non vedete più quelli di Degio, quelli completi. Questa è una piccola panoramica di quello che sarà la giornata di oggi, e quello lo vedranno solo i miei fedeli fan. Non, come uno ha definito, tutti ipocriti, perché non è così che si fa. Comunque, per me non cambia nulla, vedo che sta andando bene con quelli fedeli. Ragazzi, buon giovedì, sono rientrato da Clermont-Ferrand, sono arrivato 8:30 al Maira, doccia veloce, camicia di All Feder di Alberto Bonetti, che saluto, queste camicie sono fantastiche, fantastiche. Comunque, spero di fare tutto il guardaroba con i vari colori. Alberto, che ne dici? Andiamo avanti. Allora, adesso mi sto spostando a Roccaforte Mondovì. Questo qua è di nuovo un video, chiamiamolo delle balle, e perché in questo video non vi farò vedere tutto quello che è la transumanza di oggi, con Confagricoltura, il Marghè, che non mi ricordo il nome, quindi in che valle vada in galpeggio. Voglio ringraziare, e siete veramente tanti, dico veramente tanti, che ieri mi avete contattato tramite WhatsApp per avere l'IBAN, o come comunque potermi aiutare con un contributo che possiamo tirare avanti il canale YouTube, visto che piace, non mi stuferò di ripeterlo. Addirittura un ragazzo stamattina mi scrive: Dejo, mi passi il link dei video? E io, il numero che non avevo in memoria, gli ho risposto: ma tu sei il mio sostenitore? E lui mi ha detto: sì, sono un sostenitore, tutto tramite messaggio, no? E ho detto: ma io di solito quelli che hanno fatto un bonifico, o comunque mi hanno dato o il peperone o l'automatica e la testa di insalata o la provola o la scamorza o il lustral, ho i numeri in memoria, tu non sei in memoria. Lui, sapete cosa mi ha risposto? Ma allora mi mandi sto link o no? E io con un vocale gli ho detto: no, ma tu già se parli così sei un grosso maleducato. Seconda cosa, ti mando a fare il culo. E niente, lui mi ha risposto: ok, va bene così. Quindi questi, secondo me, è un giovane del futuro. Adesso chiudo un attimo, okay. Ecco un'altra cosa, vedete qua, vedete questo coglione qua che mi sta chiamando col numero sconosciuto. Intanto non risponderò mai al numero sconosciuto, rispondo a tutti con Celta, rispondo a tutti, ma il numero sconosciuto va a fare il culo. Guarda lì. Ogni tanto numero sconosciuto, ma chi se ne frega? Cos'hai da nascondere che devi coprire il numero? Lascia che sia visibile il numero. Ripeto, rispondo a tutti con Celta, uno per regalarti la corrente elettrica, l'altro il detersivo per il bucato, l'altro l'abbonamento nuovo a FASM, e via dicendo. Tutti i giorni, avendo il numero dappertutto, ne ricevo 40 chiamate al giorno dei call center. Comunque, sorvoliamo, lo sconosciuto rimane sconosciuto. Adesso giro la camera, vi faccio vedere un po' la strada per arrivare a Roccaforte. Sono in quel di Chiusa Pesio quasi. Oggi la giornata è bruttina, foschia, autunnale. Tra l'altro ne sono passata una adesso in macchina, anzi due erano in macchina. Iniziamo col periodo delle mascherine, ieri l'ho già beccata una in fiera. Qua se hai paura di morire, hai sbagliato tutto nella vita. Se hai paura, sei fottuto. Ma
mascherine, iniziamo, siamo ai primi di ottobre, ma qua il bello deve ancora venire secondo me. I nostri fenomeni se la stanno studiando di nuovo per benino, vai tranquilli. Adesso qua sto facendo la salita del Murten. Ritornando a quel ragazzo, adesso mi ha di nuovo mandato, dopo che l'ho mandato a fare il culo, mi ha di nuovo mandato un messaggio: per favore mi mandi il link. Questo adesso gli faccio la telefonata, così la sentiamo assieme, poi lui si sente, poi anche, non ho idea chi sia. Se mi risponde al telefono. La telefonata è andata buca, non avrà il coraggio di parlarmi. Roccaforte e Mondavì, Roccaforte. Adesso cerchiamo dov'è la tensostruttura, il capannone del Calumalva, che è di Confagricoltura in collaborazione mi pare con ATL. Di solito mettono dei cartelli, ok, ho già individuato, c'è la bandiera di Confagricoltura, la freccia in su, bandiera, andiamo a cercarlo. Qua siamo in Pallellero, bandiere le hanno messe, prati hanno il filo. Adesso non c'è più niente, ma sarà sempre su. Via Vallellero niente, continuiamo ad andare avanti. Mi sarà che sono già venuto troppo oltre perché non ho più visto indicazioni. O quant'altro, facciamo un giro turistico in Pallellero. Ah, qua c'è una bandiera, quindi le hanno messe poche, da qualche parte mi porta. Sono sempre dritte, nel bivio non c'è niente. Fermato un attimo perché anche questo fa parte della Vallellero del Calumalva, che qua sono pecore con agnellini, guarda che beto. Rostel, Prea, ah già, adesso mi ricordo, avevo letto il programma. A Rastrello, andiamo sulle piste da sci del Mondole. Voilà, che insomma a Rastel già tutto pronto. C'è poca gente ancora, saranno tutti su dietro alle vacche. Qua è tutto pronto per Calumalva. Adesso
E hanno detto che c'è la navetta, andiamo su dove ci sono le vacche, poi fino a luna non scendono. Facciamo già vedere adesso che non c'è nessuno, queste sono le i rodù di premiazione. Di solito premiano il pastore più anziano, il più giovane. Stiamo partendo, adesso mi sono recuperato la bandiera di Confagricoltura, devo proteggere qua una macchina che qualche turista ha lasciato parcheggiata, se no facciamo dei danni e partiamo. Sono riuscito a recuperare la testa del gruppo. Ricordo la fiera di Losanna il 1° e il 2 novembre. Ecco, come qua era tutta bella la musica, prezzemolo che suona lì la cussot e la cussa secca. Non sentite più neanche questi suoni. Ve la siete cercata, ve la siete voluta. D'ora in poi, come ho già detto altre volte, i miei video saranno questi. Bello? No. Suonava pure bene sto ragazzo. Prezzemolo è sempre simpaticissimo. Comunque, ciao ciao, al prossimo video cazzuto. Buona visione di questo, spero vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto fa lo stesso. Ve la siete cercata, ve lo ripeto.